Comandante Savastano della compagnia Messina Centro dei Carabinieri, vicino al Solipsist, per colorare di arancione la città, ma per sollecitare la cittadinanza a considerare il problema della violenza sulle donne. Il Soroptimist c'è una sinergia che ormai va avanti da anni in base a protocolli nazionali, e noi cerchiamo di sostenere anche in questi giorni che ci apprestiamo a vivere qui a Messina una serie di iniziative che sono state promosse dal Soroptimist, che noi sosteniamo appunto condividendone l'intento e lo spirito. Chiaramente entrando nelle scuole, parlando di violenze nei confronti della donna, soprattutto per insegnare a far riconoscere il fenomeno, quindi a consentire alle vittime di avere gli strumenti per poter denunciare quanto gli accade e quindi dare a noi la possibilità di intervenire a protezione della vittima. Okay. Lo Stato c'è nella fase della prevenzione, c'è nella fase della protezione, e chiaramente la nostra funzione sociale è anche questa, di rassicurare chi è vittima di qualche abuso, di qualche sopruso, anche in ambiente domestico, dare la possibilità di poter affidarsi allo Stato, a noi, ai carabinieri, per poter appunto denunciare e ottenere protezione e giustizia. Parent the World è una campagna a livello internazionale. Noi a Messina l'abbiamo sposata come Orange the World in Me, perché parliamo di Messina. Nella nostra città, grazie all'assessore Calafiore, all'assessore Cannata, ma in generale al comune di Messina, al sindaco, riusciamo a fare una campagna che si dirama sul territorio in 16 giorni, dal 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, al 10 dicembre, giornata dei diritti umani. Ma il comune, insieme anche a tante altre istituzioni, lavora insieme a queste importanti realtà che sono presenti nel territorio, in particolare il Soroptimist, a cui ci lega un lavoro già da diversi anni e con cui abbiamo realizzato tantissime belle iniziative. E il segnale fondamentale, ritengo, che passa ancora di più quest'anno, è che le istituzioni sono assieme. Infatti anche la campagna Orange the World in Me coinvolge diverse realtà territoriali, coinvolge il provveditorato, coinvolge quindi tutte le scuole, coinvolge la prefettura, quindi devo dire che c'è un lavoro corale.